Posso partire, ragazzi? Non c'è te spagnolo, cinegro. Infatti, lui è un cinegro, lui è terrone quadrato, è barese e argentino. È terrone italiano e terrone del mondo. Creme della creme. La creme della creme. Oggi qua siamo tutti quanti insieme, recensire una nuova performazione. Non si parla in spagnolo? No. Sì, chi parla così? Allora, siamo qua riuniti oggi, ragazzi, in una nuova location, super incredibile. By Brony, By T, ragazzi. Per recensire, bellissima la location, talmente bella che è un fucile, recensire lo Spegnifiam. Sì, ma di un fucile talmente di merda che con questa location sembra ancora più di merda. Bene, allora io prendo la Minimi, ragazzi, e la recensiamo. Eccola. Eccola Minimi. MP7 Galaxy. Fa un male cane su questo polarismo. Parliamo del modello elettrico. Ragazzi, che dire? Comodo, carino, va a gusti, oggettivamente. È leggero. Io l'ho imbracciato e mi ci trovo anche come tacche di mira. Madonna, anche inglese oggi. Questo è ROF con la 7.4 che si trova nella scatola quando lo si compra. Questo è il singolo, reattività pazzesca. Che dire, l'unica cosa che a me piace sono queste tacche, che poi ce ne spiegherà meglio Miguel, che si possono abbassare e ne abbiamo delle secondarie più basse. Quella pistola? Sì. Pistola tacca. Poi abbiamo la grip abbattibile inclusa, due slitte laterali, che è l'unica parte in acciaio che troviamo. Ah, anche lo spegnifiamma nero in metallo. Sì, ah no, c'è anche usato in metallo. Questo che ci hai messo? L'anello per la cinghia. Forse anche le tacche. Cioè, forse anche le tacche di mira. Ragazzi, scopriamo ogni secondo cose in metallo. Esatto. Qua, cosa c'è altro di metallo qua dentro? Dai, dai. Dai, dai, diciamolo. No, diciamolo. La moda del caricatore in metallo. Allora, per no, me anche qua è plastica. Porca puttana. Devo votarlo da 1 a 10, gli do un bel 3. Ma io 30. Sì. Te lo regalo. Tanto non è tuo. Vabbè, vi dico un'ultima cosa e poi passo questa super arma a Miguel. Dicevo che quando lo comprate va con la 7.4 che va a incastrarsi togliendo questo pezzo sotto alla slitta superiore. Però modifica che vedo fare molto ai possessori di questo è far uscire gli spinotti della batteria per attaccargli un pack con una 7.4 o addirittura 11.1 se lo andiamo a preparare dentro. Sì, perché il pack fa figo. Esatto, e gli fa aumentare anche di conseguenza il ROF. Mamma mia. Tecnicamente gli ingranaggi non sono dedicati a questi MP7? Bravo, lo voglio dire. Cioè, allora, io non sono un po' più portato per queste cose interne, meccaniche, un po' strano. Infatti, mi sembrava un po' strano. Però, dato che mi è sempre piaciuto l'MP7, ho sempre voluto comprarlo elettrico, perché a gas, io reputo i fucili a gas praticamente quasi inutile, anche perché un caricatore costa 50 euro, quindi o caghi soldi o non vai avanti di gas. Quindi mi sono sempre informato bene sui pregi e difetti di questo fucile. E il difetto più grande è che gli ingranaggi sono dedicati, perché sono più piccolini. Esatto, ovviamente tutto guarda, dedicato. Guarda che spazio c'è qua. Esattamente, tutto dedicato. Quindi se si rompe una cosa è un cazzo di casino. Non si può fare quasi niente, prendi una Mini 4WD, la smonti, metti dentro i pezzi, va di più, probabilmente. Davvero? Oh, raga, eccolo qua, la forza all'opera che è subito con le sue cose brutte. Tu scherzi, anche il motorino, o no? Anche il motorino? Il motorino è molto più. Non è uguale, però... Madonna, è raga. È un po' più grosso di quelli normali, però non si trova. Cioè, lo ordini dall'estero... Però è dedicato per questo. Dedicato. E anche dall'estero... E anche dall'estero è un problema trovare i pezzi del MP7 elettrico. Sì, sono... Cosa che avevano in Galaxy, ma anche per il UL non è che cambia qualcosa. Gli interni comunque sono molto simili.
Però, vabbè, tralasciamo la parte dell'interno che fa cacare. Dopo vedrete delle prove molto speciali che faremo per farvi capire quanto questo fucile spara da dio. Perché si metteva nudo che lui gli spariva. Dai, ci provo io, ragazzi. Lo faccio io, dal petto nudo così in slow motion. Oh, lo faccio. Yeah. Madonna, che ma. Vabbè, comunque, dai. Cominciamo con gli esterni, prego. Allora, cominciamo. Ritorniamo alle parti in metallo, tanto blasonate. No, fa malissimo, guarda, figa, c'ho una striscia qua rossa anche lì. Vabbè. Pipati qualcosa. Se non è neanche passata. Vabbè, comunque. Le tacchette di mira, come ha detto il nostro caro T, il Bap, molto, molto bello, l'unica cosa molto bella è questa. Allora, abbiamo due tipologie di mirini, alti, appunto tirando in su il mirino. Sì, la musica. Poi, andando avanti. Sempre chiavi l'occhio. No, dai, dopo. La recensione è finita qua. Sì, praticamente. No, dai, allora, i mirini sono regolabili, questi si nascondono, perfetto. Oh, il mirino posteriore è regolabile solo in deriva e in altezza il mirino anteriore. Se li buttiamo giù, abbiamo tipo i mirini da pistola, qua, vabbè. Aia, che cazzo hai fatto? Hai fatto malissimo! Che sono molto continua. Bassi! Che sono tu molto devi bassi. Essere professionale, okay. tu ti devi bloccare, Miguel, vai, continua! Vabbè, i mirini invece quelli bassi sono carini perché c'hanno il puntino, ma non sono molto intuitivi, essendo appunto molto molto bassi. Anche senza maschera sono difficili da raggiungere, immaginiamoci con la maschera. Lei vada nel suo posto, che non è questo il suo. Sono i mirini tipo quelli del 111 o del 110. Esatto, molto, molto simili. Poi, altra roba in metallo, come ha già detto il nostro T, sono le slitte laterali, e voi direte la superiore? No, è in plastica. Davvero? Abs. È in plastica? Non è vero, non esistono gli abs in plastica. È in abs ed è anche ricurva. Sono gli abs. Guardate, assoluto. È anche ricurva. Cazzo, è vero, è storta. Schifo, proprio. Quante che cosa è questo fucile? 80. Sì, un 80. Madonna. 70. Vabbè. Io lo comprerei, tolgo le tacche di mira, butto il fucile. Sì. In effetti puoi farlo perché si possono smontare. No, ecco perché uno lo compra. Perché se tu lo compri, aspetti qualche anno, quando non saranno più in produzione, lo tieni perfetto e poi lo rivendi che sul valore è aumentato. Tipo le macchine d'epoca, no? Apriamone un bilico. No, sono troppo intelligente. Cazzo, vedi che faccio economia. Bene. Il selettore è ambidestro, quindi singolo raffica e sicura. Poi abbiamo una grip già montata nel fucile, cioè non si può smontare. Questa è tieni. Allora, quando è chiusa è fissa, cioè nel senso bisogna pigiare indietro una specie di rubino, come potremmo chiamarlo questo roba. Un pressore. Boh, vabbè. Un biripressore. Un biripressore. Oh, come suona bene. E riusciamo a sganciarlo e tirarlo giù. Il problema è che la stessa cosa non succede quando è giù, dritto. Quindi basta tirare indietro, prendi un ramo e ti ritorna su. Brutta cosa. Cazzo, io più lo vedo più si mette a ridere. Allora, poi c'è anche un secondo tipo di sicura che è nel grilletto. Che c'è un altro mini grilletto al centro del grilletto che serve come sicura, ma che probabilmente non funziona. Tipo la Glock, per capirci. Sì, esatto. Secondo me non funziona. Lo sgancio del caricatore, anche questo è ambidestro e si trova appena sotto il paragrilletto. Basta tirare in giù e abbiamo il nostro caricatore. I caricatori sono da 200 colpi. 220. 220 maggiorati, quindi con la rotellina. Se no quello corto che scambio. Che sparisce in plastica, ovviamente, cosa pensate? Che sparisce completamente nella grip. Se l'è mangiato! Incredibile! Sarà da quanti? Che cazzo di pidolo, 28! 30 colpi? 28! Esatto. Bene, sparato a caso ed era giusto. Poi passiamo al bellissimo calcio. No, passerei prima alla leva di armamento. C'è anche lo pad. Incredibile, esatto, regolabile. Guardate. Davvero? Sì, da 15 metri regolato. Potrei quasi comprarlo adesso che lo so, Esatto, dai 15 ai 16, c'è un range molto ampio. Sì. Ok? Basta tirare indietro alla leva d'armamento, attivare il ball catch, sto scherzando, ovviamente.
e girare questa rotellina, che è molto, molto facile da, da girare. Come fai a infilare i tuoi qui dentro? E non ci sono. Ci puoi solo infilare qualcosa, ho detto di tuo qua dentro. Ma no, no, i peli della scella. Ma allora, oltre. Certo, sono il mignolo. Ok, io ho le dita piccole. E come fai a girare? Solo un cacciavite puoi usare qua. Esatto. Cacciavite, ragazzi. Vabbè, per regolare lo pub devi usare il cacciavite. E questo tastino cos'è? Niente. È da ieri che lo smanetto, ma non succede un cazzo. Secondo me, in teoria, questo pulsantino tipo era da il ball catch. No, sì, da sì, il ball catch, sì. Ma secondo me in questo modello è fasullo. Ti puoi allenare il dito a sgrettare. Esatto, però in su, quindi scomodo. Vabbè, non sei stato in giù. Poi, volevo dire il calcio è bellissimo. Allora. Ma perché uno va a corpo a corpo e poi si sgianga, no? No, cosa qua è fatta apposta per i tiri speciali. Quando tu vai a corpo a corpo con quest'arma qua, così, tu dai la botta così così la si richiude. Oh, ma stai dritto? No. Cazzo, è un genio. Quello hai che visto? Ti ho detto prima, no? Tu dai la botta, e questo si chiude e tu sembri, il mano, il braccio così, la testa così, e fai un volo di 8 metri. Cioè, per il film, questa è l'arma perfetta. Esatto. Fa scena, perché comunque è scenica, è film, è caruccia, è particolare da vedere, ma soprattutto è fatta apposta. Anche se tu dai la botta con questo, tu fai, e si chiude, vedi? Mamma cioè, mia, che toro. Esatto, bravo. Vabbè, tornando al calcio. Ha solo due posizioni, chiuso o aperto. Tramite questa levetta che troviamo sulla sinistra, sulla destra. No, continua, non ti distrarre. Ok, vabbè. Questa è la molla, vabbè. È la home... L'ho tolta, era troppo fuori. Basta tirare in su, si chiude il calcio. Metto una botterella, la stessa cosa per aprirlo. È sbilanciata anche la brava, perché tira tutto avanti in avanti, quindi pure scomoda. È che si apre il carrello. Vabbè, però sì, se io fai la Kimbo, lo vado in giro con la Kimbo, così sono un giro così tipo pistola, no? Allora, prezzo non elevato, ripeto, 80 euro, te lo porto a casa. Non vi aspettate che sia una... plastica, la madonna, che plastica, no, fanno cagare, spara di merda. Però dai, in bosco è molto divertente quest'arma, no? Esatto. Esatto, è proprio una roba... Come non è una roba schiva? Proibita, veramente. Perché è proibita? Bosco tutta cioè, la c'è vita. Uno pap che funziona da dio. Cioè, spara fortissimo. Ma in urbano non puoi usare una roba così lunga. Cioè, ma no, soprattutto così spara così forte. Mi sa che le buca proprio violento le foglie, i rami. Cioè, sì, appunto. Le foglie secche. Appunto. Le foglie secche magari. Le foglie secche magari, però le buca. Quelle secche. Sì, ma no, le secche. A 10 metri però. A 10 metri. A 10 metri. Perché ora facciamo una cosa molto particolare che non faremo mai più in probabilmente tutto il nostro storia dei canali. A meno che non troveremo un'altra patacca. Quindi preparate l'arma a colpo singolo. Facciamo una distanza di circa. Quanti sono? 5 metri. Ok, ragazzi, preparate l'arma, io vi preparo psicologicamente a fare la cinghiata allucinante. Va bene, carissimo. E utilizzeremo, sapete anche che cosa, ragazzi, per la prima volta in una nostra recensione, lo slow motion. Yeah, quindi ora ci prepariamo, ragazzi. Vai! No, non sento un cazzo davvero. Allora ragazzi, masochismo a livello estremo, quest'oggi è NSMT Airsoft, non ha fatto un cazzo di male. Niente da dire, tu ridi. Una lacrima che scende. No, non è vero, è una cagata di arma, ragazzi. Conclusioni? Conclusioni, vabbè, l'hai sentito, ma neanche... No, malissimo. No, sono abituato a peggio, sono abituato. Tutti voi siete abituati. Sparerà quanto? 0,5? Adesso quando lo cronografiamo. Lo cronografiamo, lo mettiamo adesso il cronografo. Puff, visto. Okay. Visto che te, che magico. Che potenza. Che magico che sia. È così magico che l'ho visto proprio adesso in hai visto? Che figata. Ok, ragazzi, tiriamo le conclusioni. Teduzzo. Andata per il T. Ragazzoni, io dicevo, se lo compri, cioè se lo comprate dentro lo rifarei tutto completamente. Pregandoli Dio di trovare i pezzi senza smadonnare troppo. Batteria esterna, quindi cavi che fuoriescono. Comunque in linea di massima lo sconsiglio. Se proprio lo devo comprare lo prendo la replica a gas della VE. Amante come S degli MP7, esteticamente lo prenderei, ma non questo. Se proprio devo usare un elettrico, come detto sempre S prima, andrei su un'altra marca. Quelle super ultra mega fighe, adesso non mi ricordo la UFC lo fa? No, la Marui sì, vabbè, come sei esperto. O se no vabbè, sempre low cost della UE, però almeno c'ho i cusci che sono in metallo, ok?
Sì, io sono anche amante delle armi a gas, quindi volendo potrei anche prendere l'armi a gas. Fa cagare, non compratelo, ciao. Facciamo i saluti ragazzi, questa qua è la cosa che dovevate dire sin dall'inizio in due parole, però non l'avete fatto. Vabbè. Allora, adesso è tutto. Pure non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero, è tutto uno scherzo. Ci stavo provando. Non è vero, non è vero. Perché? Se non vi iscrivete veniamo con le MP7 e vi spariamo. Ma non credo che cambiereste idea. Niente, iscrivetevi al canale se questa location vi piace. Se non vi piace iscrivetevi lo stesso. Andate a vedere gli altri video, che sembra che avete tipo 4 location diverse, quindi. 4. Va bene, così va bene. 4 così, i primi giorni. Comunque, andate anche sulla pagina Facebook, perché anche lì ci sono tante altre belle cosine. Commentate qui sotto. Per qualsiasi cosa, magari un po' più in privato, anche per roba meccanica, se volete farci fare un fucile nuovo, customizzato da Byte. Non ci inviate MP7. Non ci inviate MP7, scriveteci in via privata su Facebook. Tutti i link sono in description. Oh yeah, madonna. Soltanto perché ho stato in inglese, vi invitate qualche colpo dopo. Iniziale qualche tale. Ma quale? Questo spagnolo? Io parlo benissimo spagnolo. Ecuador. È spagnolo? Io parlo benissimo spagnolo. Ok. L'Ecuador. Teniamo anche il fondo rojo. Rojo? Ovviamente rojo, tutto rojo. Anche questo è rojo. E questo è nero. Nero? Nero. Okay. Niente, dai. Dai, sei tutto. Dai, mi pure. Ti anche. Stay angry. Stay vero. Mi piace magari un calcio più lungo o più corto, si deve attaccare perché questo è. E questo. C'è chi piace lungo, c'è chi piace corto, però è quello. Giustamente, alla fine. Sono gusti, no? Sono gusti. Sono gusti. Allora, tornando al nostro bel fucile, diciamo che è a gas. Mica sei morto? Vai, 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 vai.